18 marzo ci troviamo all'Esquilino. Questo è un quartiere dove la legalità non ha più e il decoro non esiste assolutamente più. Una passeggiata su via Giovanni Amendola e vediamo qual è la situazione. Oltre alle ignobili bancarelle, vediamo ormai aver praticamente invaso tutto il marciapiede. Installazioni abusive, parcheggio sul marciapiede tranquillo, furgoni che stazionano perennemente diciamo sugli spazi adibiti al parcheggio senza pagarlo, camion che si parcheggiano in questa maniera, altre bancarelle e via dicendo. Vediamo, qui è praticamente lasciato a un quartiere lasciato a se stesso, ognuno fa quello che vuole. E qui ci sono degli alberghi che spesso sono frequentati per comodità da turisti che vogliono passare magari una notte, oppure dalle scolaresche. Questi sono alberghi un po' più economici che vengono fondamentalmente utilizzati soprattutto dai viaggi alle scolaresche. Ecco quello che si trova una scolaresca francese, tedesca o di un'altra città italiana quando viene a Roma e ha la sfortuna di alloggiare in questo quartiere. Oltre ai vinucci carrelli di un supermercato legati con una catena, uno spaccato surreale, macchine in divieto, cumuli di spazzatura lasciati in questa maniera, doppie file, vinucci lasciati abbandonati fuori, grandezza ovunque, negozi che pensano di poter abbandonare la loro mondezza con Via Gioberti. Abbiamo insomma il solito schifo, la solita doppia fila assolutamente non pulita e le solite bancarelle